Dai che ci siamo, oggi andiamo alla scoperta dei bellissimi paesi baltici. Let's go! Amici, oggi ne facciamo tre in un colpo solo. Estonia, Lettonia, Lituania, un viaggio mistico tra le capitali dei Baltic States, alla scoperta di queste meravigliose città, tra bianchissime cattedrali, altissime torri che guardano le città dall'alto, passeggiate su spiagge dorate, foreste e castelli con una storia secolare. E poi il cibo, tanto tanto cibo. La nostra avventura inizia nella bellissima capitale dell'Estonia. Anzi no, incomincia dal porto di Helsinki, dove prendiamo il traghetto che in all'incirca 3 ore ci teletrasporta dal lato opposto del Golfo di Finlandia. Siamo finalmente arrivati a Tallinn, adesso andiamo a fare il check-in nell'hotel dove passeremo le prossime 2 notti e poi incominceremo ad esplorare la bellissima capitale dell'Estonia. Dall'Ibis Hotel Tallinn ci incamminiamo verso il centro della città. Prima tappa di questo viaggio, il St. Catherine Passage. Per strada però incontriamo anche le 2 torri del Viru Gate, porta d'ingresso costruita nel XIX secolo e che faceva parte delle mura difensive medievali della città. Il centro della città è di fronte a noi, ma decidiamo di girarci intorno ed incamminarci lungo le mura fino a raggiungere il famoso passaggio di Santa Caterina, un vicolo antico caratterizzato da piccoli archi di pietra che lo attraversano. Vicolo molto molto bello e molto caratteristico, peccato per i lavori in corso che rovinano leggermente l'esperienza, però wow! Il bello di esplorare una città piccola come Tallinn è la possibilità di poter vagabondare per le vie del centro senza avere la fobia di perdere qualcosa. E così facciamo. Ci incamminiamo lungo un'anonima via che da qui a poco risulterà essere la strada che ci porterà verso il centro della città. Siamo arrivati nella Town Hall Square, la piazza del municipio di Tallinn, e devo dire la verità, mi ricordo un po' la piazza principale di Bruxelles, ma anche la Neude, la piazza principale di Utrecht. E di fronte a me c'è il municipio. Tante casine colorate, un'atmosfera frizzante e al centro lui, il Town Hall più antico del nord Europa. Il nostro piano era quello di esplorare Tallinn in 2 giorni, ma internet ci ha fatto cambiare idea. L'idea era quella di passare questa prima giornata a Tallinn in una maniera tranquilla, in una maniera rilassante, però abbiamo appena scoperto che probabilmente domani il cielo sarà nuvoloso, quindi abbiamo deciso di aumentare il passo e vedere il più possibile oggi e poi per domani ci inventeremo qualcosa. La Peak Jalag è un'altra meraviglia che la capitale dell'Estonia regala ai suoi visitatori. Alla fine di questa scalata si trova la Tompea Hill, una collina nel centro della città con un bellissimo castello medievale e la cattedrale di Alexander Nevsky, la chiesa della discordia, edificio costruito durante l'occupazione russa, per molti periodo in cui l'identità nazionale estone era soppressa. Però l'attività principale da fare quassù è camminare per i vicoli e sentieri che conducono i favolosi panorami della Tompea Hill. Una cosa che io e Giedere stiamo facendo ultimamente è quella di viaggiare on a budget, perché in questo periodo le nostre entrate sono molto limitate, però abbiamo sempre qualche euro da spendere quando si parla di mangiare. Sto dicendo questo perché noi adesso abbiamo fame, quindi andiamo a cercare un posto dove mettere qualcosa in bocca. Ai piedi della collina di Tallinn c'è un verdissimo parco con ponti rossi e viste di Tompea dal basso, che ci porta al Turgus, il mercato al chiuso della città. Situato vicino alla stazione ferroviaria di Baltijam, questo mercato è un mix affascinante di tradizione e modernità, ed oggi è un punto di riferimento sia per i locali che per i turisti. Noi mangiamo da Samsa,
un ristorante di cucina uzbeka dove mangiamo un piatto con carne, riso ed accompagnato da pomodori, ma anche una specie di panzerotto con all'interno spinaci e feta. Tallinn continua a stupirci. Siamo appena usciti dal mercato centrale che si trova dietro le mie spalle e siamo finiti in una zona un po' hipster con un paio di graffiti. Andiamo a darle un'occhiata. La parte della città che si trova a nord della stazione dei treni è caratterizzata da un'atmosfera molto giovanile, con tantissimi graffiti ed una hipster vibe. Luogo dove decidiamo di celebrare questo successful day a Tallinn. Oggi la finiamo qua. Salute. Pane tostato con avocado e salmone, un ottimo dolce e un buon caffè. Questo secondo giorno a Tallinn inizia con un'ottima prima colazione ed una passeggiata rivelatrice. Una cosa che abbiamo appena realizzato è che appena si esce fuori dal centro storico di Tallinn, la città diventa un mix di edifici nuovi che guardano verso il futuro e altre costruzioni tipo quelle che si vedono dietro di me, la maggior parte fatte di legno. Wow, sicuramente un aspetto di Tallinn che non ci aspettavamo. Con la pancia piena noi raggiungiamo la Freedom Square, luogo di grande importanza storica, culturale e sociale di Tallinn e l'Estonia in generale. Questa piazza della libertà funge anche come porta d'ingresso al centro storico della città. Questo day 2 ci riporta nella Town Hall Square prima e poi verso la zona ovest della city. Il centro storico di Tallinn è un piccolo regalo che l'est europeo fa a tutti i suoi visitatori. Una serie di emozioni da vivere di persona mentre si passeggia tra piccole vie, case colorate e, come direbbe Franchino, tanta magia. Amici, io non ci credo ancora, ma Tallinn è bellissima. La regina qua è lei, la St. Olaf's Church, una bellissima chiesa bianca con un campanile alto 124 metri, visitabile per 5 euro. Noi però decidiamo di spendere i nostri soldi in un modo diverso, che ancora non conosciamo, e decidiamo di proseguire per la nostra strada. Attraversiamo un'altra porta d'accesso al centro di Tallinn, prima di andare a mangiare un buonissimo gelato. Ci troviamo nella parte ovest della città, dove precisamente non lo so, però non è un problema, basta cercare il nome della gelateria che vi ho appena fatto vedere. Fra parentesi, il gelato è molto molto buono. Sarà stata la botta di zuccheri, ma noi decidiamo di ritardare il pranzo e di visitare dall'alto le mura che ieri abbiamo visto dal basso. Questa è una delle attrazioni più belle di Tallinn, un viaggio indietro nel tempo che offre una passeggiata incredibile su mura che molti anni fa proteggevano la città. Il tutto farcito da panorami di Tallinn e i suoi campanili. Tutto questo prima di tornare nel mercato al coperto, dove facciamo pranzo con un ottimo hamburger vegano da Veg Machine. Rimangono ancora due cose da fare. Iniziamo col Telliskivi Creative City, un vivace hub culturale noto per la sua street art. Ex area industriale trasformata, oggi ospita murales colorati, installazioni artistiche e festival di arte urbana. Questo è un microcosmo di creatività, innovazione e cultura. Io non mi aspettavo che Tallinn fosse così bella. Abbiamo appena lasciato quest'area super freaky, super hipster con tanti graffiti e adesso siamo circondati da case costruite di legno. Questo quartiere con tantissime case costruite di legno è la seconda area della city che volevamo visitare oggi. È il luogo dove terminiamo questa due giorni in Estonia. Il giorno successivo prendiamo un autobus quasi di lusso con intrattenimento a bordo che in 4 ore ci porta a Riga, carinissima capitale della Lettonia, luogo dove trascorreremo i prossimi 2 giorni. Però noi siamo stanchi e questo vuol dire che ci vediamo domani.
Questa 2 giorni a Riga inizia sicuramente in un modo unico perché, come potete vedere, mi trovo al mare, in poche parole la capitale della Lettonia dista una manciata di minuti di macchina dal Mar Baltico, quindi mi sembrava giusto iniziare da qua. Inoltre oggi siamo in compagnia di un'amichetta pelosa a quattro zampe che appunto ci farà compagnia per i prossimi minuti. Andiamo! Macchina noleggio di CTB, spiagge dorate bagnate da un freddissimo mare blu cristallino, sole cuocente sopra le nostre teste e un cane felice che fa gli zoomies. Che bell'inizio di giornata! Grazie ad ella abbiamo avuto modo di esplorare una carinissima spiaggia deserta bagnata dal Mar Baltico, ma anche camminare per verdi foreste e goderci un po' di natura prima di andare in città. Amici, ve lo dico subito, Riga è un museo a cielo aperto, una città ricca di edifici appariscenti con tanti ghirigori colorati che immergono i visitatori in un'atmosfera da fiaba. Il nostro viaggio nella città di Riga inizia nell'Alberta Street, conosciuta anche come la Gemma Art Nouveau della città. Costruita tra il 1901 e il 1908, vanta una serie di edifici riconosciuti come monumenti architettonici nazionali, un vero gioiello da non perdere. Amici, che dire, se il centro storico di Riga è tutto come l'Alberta Street, siamo a cavallo. Tutte queste emozioni ci mettono fame e per questo motivo ci rechiamo nel ristorante Nirvana, dove ci aspetta un pasto caldo delizioso, composto da un'insalata con gusti thailandesi e un pancake fatto col grano saraceno. Il tutto seguito da buoni dolci ed un caffè americano. Tutto rigorosamente vegano. Ho fatto anche la rima. Di fronte al ristorante salutiamo la chiesa di Santa Gertrude e ci indirizziamo verso il centro. I palazzi sfarzosi lasciano posto al verde della natura che fiorisce di fronte a noi. Diciamo che il fatto che sia primavera e che ci sia il cielo completamente sereno aiuta, però le prime impressioni di Riga sono molto positive. Un lungo viale alberato diventa un tappeto rosso che ci porta ai piedi del The Freedom Monument, il monumento della libertà. Però il vero motivo per spingersi fino a qua è il verdissimo parco che si trova al suo fianco. Ma prima compriamo un buonissimo gelato da Molberg. Noi continuiamo questa passeggiata tra le vie e i parchi di Riga mentre ci stiamo mangiando questo gelato gigantesco. Amici, spero proprio di riuscire a trasmettervi la bellezza di questa capitale europea, perché negli ultimi giorni di video su YouTube ne ho visti diversi, sia in italiano che in inglese, e nessuno era veramente di qualità. Non sto dicendo che questo video sarà di super qualità, probabilmente sarà orribile come tutti gli altri, però spero veramente di riuscire a trasmettervi la bellezza di questa città, perché wow, non me l'aspettavo. E in tutto questo il gelato è buonissimo, è il waffle, è fatto in casa. Delizioso. Dopo i Tre Brothers, la cattedrale di Riga ed una bella piazza con tanta gente che si diverte e casine colorate alle loro spalle, noi visitiamo velocemente la House of the Black Heads, coloratissimo edificio molto conosciuto in città, seguito dall'imponente chiesa di St. Peter. Tutto questo prima di tornare a casa, dove ci aspetta la nostra amica quattro zampe. Questa 2 giorni a Riga finisce così, con una passeggiata insieme ad ella, ma non preoccupatevi perché l'avventura continua. Domani andiamo a Vilnius. Siamo finalmente arrivati a Vilnius e io qua gioco in casa perché mia moglie è originaria di questa città e per questo motivo questa 2 giorni nella capitale della Lituania inizia così. Abbiamo affittato nuovamente CTB per una giornata, questo perché adesso andiamo a mangiare la carne alla griglia migliore dei paesi baltici e dopo andiamo a vedere il luogo più fotografato di tutta la Lituania. Siamo arrivati.
Ci abbiamo messo un attimino, 20 minuti, ma ragazzi, merita di brutto. Adesso oggi non è una delle giornate più belle, ma vi faccio vedere subito il panorama. Tac. Guarda che bello. Ma noi siamo qua per andare a mangiare. Dai, andiamo dentro ad ordinare il nostro pranzo. Carne di pollo alla griglia accompagnata da patatine fritte, una verde insalata e delle cipolle marinate incredibili, il tutto bagnato con una bevanda fatta col pane e circondati dalle foreste laghi della Lituania. Non c'è modo migliore per iniziare questa avventura. Con la pancia piena ci spostiamo verso il luogo più fotografato di questo paese baltico. Piccole casine colorate, tanti negozi di souvenir e acqua tutto intorno a noi. Però il re è lui, il castello di Trakai, una affascinante fortezza medioevale, icona della Lituania. Per raggiungerlo bisogna camminare lungo una passerella di legno che porta ad un isolotto intermedio, dove godersi i panorami circostanti. Da qua si prende un secondo ponte che conduce direttamente in bocca al castello di Trakai. Costruito nel XIV secolo, questo maniero medievale ha un passato da residenza granducale e prigione. Oggi invece è un museo che offre un tuffo nella storia e panorami mozzafiato. Come detto precedentemente, io e Ghedr siamo una budget, quindi non abbiamo visitato l'interno del castello, ma ci abbiamo solo camminato intorno. Questa è un'attrazione che si può vedere in all'incirca un'ora, un'ora e mezza, includendo anche l'arrivare qua e poi il tornare verso Vilnius. A proposito di Vilnius, andiamo adesso a vedere il centro della città. In verità, prima di andare a Vilnius, ci fermiamo in un ristorante della zona dove assaggiamo i kibinei, un piatto tipico lituano. Un fagottino di pastella con ripieno a piacere, accompagnato da una minestrina calda. Digestione iniziata, andiamo a Vilnius e indovinate un po' che cosa facciamo. Mangiamo un buon dolce nella nostra caffetteria preferita, Kiras. Qua il menù è ghiotto, la selezione di torte ottima, l'atmosfera rilassante e la clientela molto particolare. Sì amici, noi a Vilnius ci siamo venuti ma apparentemente solo per mangiare. Ad ogni modo, il resto della città lo vediamo domani. Questo secondo giorno non poteva che iniziare che dalla Cattedrale di Vilnius, un'imponente chiesa neoclassica che domina il centro storico della città lituana. La cattedrale presenta una facciata neoclassica con un colonnato dorico e un timpano triangolare. Ai lati trovano spazio diverse statue e colonne decorative. Di fronte alla chiesa c'è una meravigliosa torre bianca. Un campanile a sé stante alto 57 metri, costruito originariamente nel XIII secolo come parte delle fortificazioni della città. Questo day 2 ci porta verso la zona verde situata esattamente dietro la piazza della Cattedrale di Vilnius. Questo è un verdissimo parco che si trova proprio nel centro della città di Vilnius. Inoltre qua sono le 9:30 di mattina, giorno lavorativo e non c'è veramente nessuno in giro. Tra alberi in fiore, ponti riflessi sull'acqua e partite a scacchi con amici immaginari, continuiamo l'esplorazione della capitale della Lituania, camminando lungo un piccolo fiumiciattolo che nasconde un segreto. Ci lasciamo la bellissima cattedrale di Vilnius e il verdissimo parco che si trova al suo fianco e ci incamminiamo lungo questo ponte e il sentiero che lo segue. Questo perché adesso stiamo andando a vedere un altro monumento molto popolare, molto conosciuto qua a Vilnius. The Three Crosses, le tre croci. Ah già, mi ero completamente dimenticato. Per andare alle tre croci dobbiamo arrampicarci lungo questa scalinata. Dai, andiamo! Questo misterioso sentiero risale brevemente il fiume fino a raggiungere degli scalini di metallo che risalgono una delle colline di Vilnius. Bisogna
andare a destra, forza. Il monumento delle Tre Croci è molto carino, però la vista di Vilnius dall'alto ruba la scena. Panorami bellissimi della City, un punto di vista sicuramente unico, accessibile gratuitamente, dove trascorrere qualche minuto prima di muoversi verso la prossima meta di questa giornata. The Three Crosses, molto 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 carine. Adesso amici vi porto a visitare il castello di Vilnius e per fare ciò prendiamo questa scalinata che ci porterà a valle. Siamo arrivati in cima e che dire, molto molto carino. Questo castello è un po' unico perché come potete vedere c'è la torre da questo lato e il castello probabilmente era in questa zona qua. Inoltre da in cima a questa collina ci sono delle viste incredibili di Vilnius. Ah, non dimentichiamoci, da qua si possono vedere le Tre Croci. Ad ogni modo amici, è arrivata l'ora di andare a mangiare qualcosa. Per pranzo potevamo andare nel nostro posto preferito, chiamato Vietà, un ristorante con un'atmosfera giovanile, cibo squisito e prezzi molto economici, soprattutto per pranzo. O saremmo potuti andare da Acropolis, il centro commerciale più grande di tutti i Paesi Baschi. Mall con tantissimi negozi ed una pista di pattinaggio sul ghiaccio dove mangiare i balandelei, una specie di involtino gigante fatto con il cavolo bianco all'esterno e carne all'interno. Però noi decidiamo di andare a mangiare un altro piatto tipico lituano. Per fare ciò ci incamminiamo lungo le strade e sentieri dell'Uzupis, quartiere bohemian di Vilnius. Situato sulla riva occidentale del fiume Vilnia, Uzupis si è autoproclamata Repubblica Indipendente nel 1997, con tanto di presidente, costituzione e bandiera. Un luogo dove l'arte scorre libera, come il fiume che lo attraversa. Un posto dove murales colorati decorano i muri, gallerie d'arte espongono opere stravaganti, un posto magico e molto speciale. Noi continuiamo verso il Paupio Turgus, un food court nuovo di pacca dove ci gustiamo un buon drink mentre mangiamo le seppeline, un raviolo fatto di patata all'esterno, ripieno con carne o altre cose sfiziose, il tutto ricoperto di crema fresca e bacon. Per l'occasione abbiamo preso anche delle crocchette di patata squisite. Amici, abbiamo finito anche con Vilnius ed insieme a Vilnius finisce anche questo viaggio nei Paesi Baltici che sono bellissimi. Al prossimo video. Ciao!